siamo qui a inaugurare un altro campo a 11 della nostra città. Con il campo del Ferrando siamo ormai a 10 campi a 11, oltre a 5 campi a 5. Nella nostra città, insomma, l'amministrazione Bucci ha investito risorse importanti per riqualificare impianti sportivi come questi in quartieri assolutamente non facili. Dal ponente al levante abbiamo voluto dare attenzione al territorio, soprattutto alle bambine e ai bambini che hanno l'opportunità di giocare in assoluta sicurezza in impianti completamente rinnovati. Lo sport è una cosa assolutamente importante per ogni città, perché lo sport non solo forma campioni, ma soprattutto forma cittadini. Chi pratica sport da giovane impara lo spirito di squadra, impara che le cose si raggiungono col sudore e con la fatica, e non sempre si può vincere e bisogna imparare anche a perdere. Ecco, questi sono messaggi e diciamo, contenuti fondamentali per la formazione dei cittadini, e noi pensiamo che sia assolutamente importante investire nello sport. Sapete che Genova diventerà nel 2024 capitale europea dello sport, quindi avremo questa grande opportunità e cominciamo a investire sin da adesso, ma sì, abbiamo già cominciato 2 anni fa, per preparare le nostre attrezzature, i nostri impianti a questo evento grande di Genova 2024. E poi è assolutamente importante che sia qui a Cornigliano, e che i campi di questo tipo raccolgono un bacino di utenza di un'area molto importante come Certosa, come Cornigliano, come tutto quello che sta qui attorno, incluso Coronata, eccetera. Il concentrato della città che sta qui attorno. Sono contento perché è un altro tassello importante in questa operazione che abbiamo avviato un paio di anni fa e che ha coinvolto già diversi impianti sportivi destinati al gioco del calcio. Abbiamo ad oggi rifatto completamente i manti con tecnologia sintetica, con materiale sintetico di 8 campi. Questo è un investimento significativo di oltre 500.000 euro che il Comune ha ottenuto da Sport e Salute, proponendo proprio questa progettualità circa 1 anno e mezzo fa, e quindi siamo contenti che alla vigilia di quella che noi auspichiamo con la primavera essere alla ripresa di tutte le attività nel pieno della loro espressione, in particolare l'autorità sportiva, e qui a Cornigliano ci possa essere questo campo così bello, nuovo e a disposizione dei ragazzi. Dal 2003 che questo campo non vedeva un manto nuovo, quindi ormai l'altro non ne poteva più. È stato importante, insomma, l'arrivo di questo finanziamento del CONI, e dobbiamo ringraziare il sindaco Bucci e il Comune di Genova che si è prodigato per ottenere questi finanziamenti che permettono di mettere a posto qualche campo nel Comune di Genova. Per il Cornigliano sicuramente è una cosa importante, quindi siamo contenti. Chiunque oggi passi da Cornigliano vede cosa sta avvenendo in questa delegazione abbandonata da tanti anni. Invece adesso speriamo anche di poter continuare anche con gli altri lavori che abbiamo in preventivo sul campo, il rifacimento degli spogliatoi.